Nel pieno centro di Taranto, in via Berardi 15, ecco il Mediterraneo Medical Center. Un'equipe dotata di elevata professionalità e con grande esperienza. Dottor Giuseppe Scarlino, direttore sanitario, odontoiatria, ortodonzia e protesi, chirurgia orale, implantologia, medicina estetica. Dottor professor Alfredo Procaccini, otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale. Dottor Francesco Ciliberto, dottor Mario Ciliberto, ecografia specialistica. Professor Floriano Beleggia, consulenze mediche, polispecialistiche, urologia. Con Mediterraneo Medical Center metti la tua salute in mani sicure. Senza bavaglio, informazione libera, sempre. Stiamo cercando di considerare un po' l'assetto di coalizioni e di partiti all'indomani del voto e di quelli che saranno gli scenari futuri. Stiamo cercando di comprendere la disfatta di certi partiti. Penso per esempio al PD, un partito democratico che ha raggiunto la percentuale più bassa di votanti, siamo al 19%, un risultato incredibile se si considera che il PD di Renzi alle europee raggiunse il 40% e oggi parliamo appunto di 4 anni fa. Poi ci ritroviamo un partito che è arrivato al 19%, ma le motivazioni sono abbastanza semplici, abbastanza comprensibili. È un partito che si è imborghesito, è un partito che ha perso assolutamente la sua connotazione di sinistra, e la rovina principale è stata certamente Renzi. Un Renzi che è partito come rottamatore e però poi ha snaturato il partito, vedi tutta la questione relativa all'articolo 18, dando ovviamente al partito una connotazione, un indirizzo liberista, borghese, tutt'altro che di sinistra. E poi, cammin facendo, si è arrivati a questo tracollo, perché dobbiamo considerare appunto tutta l'arroganza, la tracotanza di Renzi, ma oltre alla situazione del PD, oltre alla tracotanza di Renzi, dobbiamo considerare le spaccature, le faide interne al partito. Penso per esempio, facendo riferimento magari soprattutto alla situazione in Puglia, Emiliano non ha mai riconosciuto di fatto il PD romano, dicendo apertamente: una cosa è il PD di Puglia, in cui io sono governatore, altra cosa è il PD romano. Un partito quindi che si è allontanato completamente dai giovani, e i risultati sono stati significativi, considerando che illustri ministri, penso a Minniti per esempio, sono stati sonoramente bocciati nell'uninominale e siederanno di nuovo in Parlamento grazie appunto al ripescaggio, all'istino proporzionale che in buona sostanza li ha ripescati. Dicevo, faide interne, qualcosa di pazzesco, lo abbiamo visto anche in Puglia, lo abbiamo visto a Taranto, qualcosa di incredibile. Penso a Taranto, la segreteria provinciale Mancarelli,
che a torto a ragione non intervengo, il segretario Mancarelli che bastonava l'assessore regionale del PD di Mazzarano in quota Evigliano. Pensate un po', questo fronte dem, quest'ala del PD di Emiliano che fa la guerra a Renzi, e i risultati sono questi. Ma anche per quanto riguarda il futuro del PD, secondo me la situazione è ancora più buia, perché non ci sono figure all'orizzonte, figure che siano in grado di riportare a sinistra il partito, un partito che ormai è democrazia cristiana pura, che nulla ha a che fare con la sinistra della falce e martello. E dicevo, quelle che potrebbero essere le opzioni non è che siano poi tanto incoraggianti, ma forse la più fattibile è quella di Zingaretti, che è stato rieletto governatore del Lazio, ma non credo che Zingaretti poi entusiasmi tanto le folle. Si parla di altre ipotesi, quella di Del Rio, quella di Gentiloni. Gentiloni ha dimostrato di avere così una sua statura, una sua connotazione istituzionale. E poi assistiamo a situazioni davvero incredibili, come per esempio l'arrivo di Calenda. Calenda, ministro dello sviluppo economico. Calenda, il più industrialista degli industrialisti. Carlo Calenda, che ora si è fatto la tessera del PD e ha il coraggio di dire: se volete chiamatemi anche compagno. Calenda, compagno, è il PD che se lo prende. Che triste futuro avete, cari amici del PD, ma proprio triste. Pensate un po', Calenda, nel momento in cui Regione e Comune di Taranto presentano il ricorso al TAR contro il piano industriale, fa ferro e fuoco e di fatto minaccia Regione e Comune dicendo: signori cari, o voi ritirate il ricorso al TAR contro il piano di ambientalizzazione, contro il piano ambientale, oppure io non vi convoco più, cioè vi abbandono. Perché nell'ottica di Calenda l'Ilva è strategica ai fini della produzione nazionale, l'acciaio è patrimonio di Stato e tu sindaco, tu governatore della regione non ci devi rompere le scatole. Aveva paura del ricorso al TAR. Poi ovviamente negli ultimi tempi è cambiato tutto, avete visto che il sindaco Melucci si è appiattito, si è uniformato e ora vuole, ha rotto con Emiliano e vuole trattare col governo, quello che sarà il futuro governo. Emiliano tiene una linea più rigida nei confronti dell'Ilva, però alla fine Calenda, dopo che ha dimostrato di essere più berlusconiano di Berlusconi stesso, Calenda ora si scopre compagno. E mi ha fatto specie appunto una intervista che è stata, che io vi leggo, che è davvero incredibile, è stata rilasciata appunto a Repubblica, e lui si è presentato alla sezione centro del PD, sezione centro di Roma del PD, e dicono: se volete chiamatemi Carlo. E poi chiamatemi compagno, non so se si usa ancora fare così, chiamarvi tra voi così, in fondo siamo compagni di sventura. E lui fa capire, dice: io sono un uomo vissuto, un uomo che ha sofferto nella vita, pensate, io a 16 anni sono diventato padre, la famiglia me l'ha fatto pesare, mi hanno detto: possiamo appunto mantenere la bambina, tua figlia, però tu devi darti lavoro, devi lavorare da solo. E poi ha posto delle condizioni particolari, ovviamente il veto su una possibile alleanza con i grillini, ma la cosa che più mi ha sconvolto è che dice: il PD ha perso, lui un arrogante presuntuoso di prima categoria,
Dice: il PD ha perso perché si è dimostrato arrogante, dobbiamo smetterla con l'arroganza. Dobbiamo fare tutti lo sforzo di proteggere chi elite non è, quindi diventa un egualitario, altrimenti chi vota elegge quello uguale a sé, anche se non è competente. Il compagno Calenda è diventato un uomo di sinistra, un uomo che dice via l'arroganza, dobbiamo essere con le classi deboli, dobbiamo saper parlare appunto a chi soffre, non dobbiamo dare un'immagine di elite, di superuomini. Dobbiamo affrontare le paure degli italiani insieme a loro. E signori cari, io non so cosa dire, un uomo che ha usato sistemi dittatoriali nei confronti di Taranto, sistemi ricattatori, perché è venuto qui e ha ricattato il sindaco e il governatore, perché è un ricatto dire: se voi non ritirate il ricorso io vi chiudo i rubinetti, non vi faccio sedere più neanche ai tavoli istituzionali. Ora Calenda si vuole inventare qualcosa. E bene ha fatto Emiliano quando ha detto: quella di Calenda è una figura strana, è una figura opaca, è una figura che risponde ai poteri forti. Ecco l'alto, ecco, ho voluto citare Calenda per far vedere le scelte sbagliate, incredibili, dissennate del PD. Invece di rinnovarsi, invece di aprire una nuova stagione di sinistra, moderna per carità, non quella sinistra, come dire, stile soviet, ma una sinistra che si apra al popolo, ai giovani, ai militanti, invece va così a caricarsi persone politicamente equivoche come Calenda. Un PD rinnovato, una forza di una sinistra europea moderna, potrebbe riavvicinare anche quelle forze che si sono allontanate. Penso così al discorso di Leo, Liberi Uguali, e quindi la sinistra italiana di Fratoianni, possibile di Pippo Civati, le varie, Potere al Popolo, Rifondazione, tutte che sono oramai realtà parcellizzate, però messe insieme potrebbero creare una nuova figura, ma una nuova immagine di sinistra, ma si fa con uomini nuovi, con progetti nuovi, con un bagno di umiltà, con un riassetto totale, con il fare tabula rasa, ma non, signori cari, presentandoci Calenda. E secondo voi perché ora Calenda si è fatto la tessera del PD? Gatta Cicova, nessuno fa niente per niente, e Calenda evidentemente c'ha i suoi interessi opachi da tutelare. Povero PD, l'ha fatto l'acquisto con Calenda. Auguri PD. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.